siamo qui oggi per festeggiare insieme a tanti bolognesi la festa della storia e per presentare a Bologna questo bel documento che è stato pubblicato dal nostro Dicastero. È il primo documento della Santa Sede sullo sport, si intitola Dare il meglio di sé, è il primo documento che si pubblica a livello della Chiesa Universale sulla pastorale dello sport ed è molto interessante per due motivi. In primo perché è un documento rivolto a tutti, non solo ai cristiani, perché lo sport condivide tantissimi valori. In secondo luogo perché questo documento cerca di essere una linea guida per le diocesi, per le conferenze episcopali, perché possano approfondire lo sport come un strumento di incontro, di formazione, ma anche di missione, di santificazione, come dice il Papa nella prefazione di questo documento. Di recente siamo stati a Buenos Aires con motivo dei Giochi Olimpici Giovanili, su invito del Comitato Internazionale Olimpico. All'inizio di ottobre abbiamo presentato questo documento davanti a tutta la comunità olimpica. Sono stato anche in Belgio e in altre regioni d'Europa a presentare questo documento. È molto bello perché si vede l'interesse della Chiesa e della società per costruire una società migliore. Non accontentarsi di un pareggio mediocre, per dire se stessi non si può non raccogliere la sfida della vita, non si può vivacchiare. Non si può pensare di giocare la vita in pareggio. È vero che le partite iniziano 0-0, ma si giocano per vincere.